a tutti i Dreamlike Moon, vi do il benvenuto a un nuovo episodio, il secondo, nella fattispecie, della seconda stagione di SimCity. Sono contentissima, vi ringrazio davvero dal profondo del cuore dell'entusiasmo con cui avete accolto questa seconda stagione. Davvero non me l'aspettavo, per cui grazie davvero per tutti i commenti, la partecipazione. Sono davvero molto felice che l'idea di avere una seconda stagione di questo gioco vi piaccia. Per cui... sì, continuiamo alla grande con la nostra città che al momento ha un leggerissimo problema di traffico nella zona commerciale. Dovrei fare più strade in effetti. Vediamo se possiamo creare tipo delle strade qua che taglino un attimo, che diano la possibilità a chi sta in questa zona di andare direttamente sullo stradone che c'è all'esterno. Perché forse ci conviene in effetti. Allora, qua non c'è nulla, vabbè, quello lo distruggeremo, ma chi se ne frega. Eventualmente, se possibile, cerco di fare una cosa quanto più giusta, simmetrica possibile. Ecco, tipo una strada qua che va direttamente al casinò, un'altra, non so se sono giusta a questo punto, vabbè, un'altra qua, no, non sono giusta, no, qua. Forse non sono giusta neanche in questo caso, ma vabbè. Oh, infatti un sacco di traffico sta prendendo le strade nuove. Eh sì, perché sennò era un delirio. Era davvero un delirio. E poi ne mettiamo un'altra qua. Sì, direi che adesso l'unico problema che ci è rimasto è qua. È comprensibile. Allora facciamo un'altra cosa di questo tipo, cioè continuiamo con delle strade qua, qua e qua, una via di mezzo, e vediamo di fare un altro cerchio proprio esattamente, no, partendo da qua, angolo troppo acuto. Ma non mi dire. Niente, allora facciamo... proviamo a farla un po' custom questa strada. Ok, non troppo, grazie. Sì, così, che è un po' curvata. Così. E cerchiamo di non andare a sbattere contro... sì, non è la cosa più simmetrica e geometricamente corretta che abbia mai visto. Però sì, così è accettabile, dai. Però ci sono ancora problemi di traffico. Enormi problemi di traffico. E se la rimpiazzassi con un viale a media densità? Sì, forse il viale è la cosa più... scusate, ragazzi. Via. Via tutti. Via tutti, grazie. E mettiamo questo. Almeno ci sono due corsie con cui il traffico si riesce a gestire meglio. Un altro problema in effetti è qua. Che cavolo stanno facendo? è rimasto bloccato qua il signor... signor? Amos Latini, felice come non mai, è sulla via di casa. Ma se continua così a casa non ci arriverà mai. No, non ci interessa. Va bene, grazie. Gardner Valley è il massimo, ma senza un aeroporto i turisti non potranno mai visitarla. Ne abbiamo di strada da fare prima dell'aeroporto. Che c'è? Che vuole la gente al comune? Voglio fare una scommessa, che ne dici di 5200? Se riuscirà a portare un centinaio di sim nei nostri parchi nei prossimi 3 giorni, ce l'avrei fatta. Più parchi uguale più sim in vista, ma è solo un consiglio. Ci sto! Per quante ore? 71 ore. Va bene, tanto mettere parchi era esattamente ciò che volevo fare. Mettiamo degli altri parchi qua e non se ne parli più. Parchi. Per cui mettiamo... No. Qualcosa di... ecco, tipo parco con vialetti ondulati. Qualcosa che attiri gente benestante per lo più. Vediamo sport.
Campo di pallavolo, skate park medio. Bello, questa è una bella cosa. Skate park medio, sì, lo mettiamo lì. E continuiamo con le nostre zone. Zone, 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 case, case, case. Sì, più o meno potremmo esserci. Già cominciano a costruire, bravi ragazzi. Cos'è? Posti di lavoro, stipendio medio. Sono disponibili molti lavori con stipendio medio. Vabbè, sì, abbiamo capito. Ci serve gente benestante, ma noi cosa ci possiamo fare se mettiamo i parchi belli e la gente benestante non arriva? Wow. Allora sarà il caso di mettere parchi ancora più belli. Cerchiamo di spendere un po', tanto le entrate ci sono. Formali. Vabbè, 2400 direi di no, è un po' troppo. 1200. Piazza con fontana. E la mettiamo lì. Poi se arrivano bene, altrimenti amen. Or dunque, le nostre preoccupazioni dell'altra volta erano. Ah, e poi una cosa che mi è venuta in mente, dopo passiamo alle cose un po' più concrete. Abbiamo una chiesa e noi dobbiamo accogliere Sim con un reddito basso in un luogo di culto in un giorno. Se piazzassi anche un altro luogo di culto, potrebbe essere una bella cosa anche per il turismo, nel senso potrebbero esserci tanti templi in una zona turistica. Qua come vanno le cose? Stiamo perdendo, ma vabbè, chi se ne frega. Vabbè, e questa era una cosa, per cui magari più avanti aggiungerò altri templi. Poi, una cosa che dobbiamo assolutamente fare è mettere scuole, sanità, polizia e pompieri. Per cui io comincerei a mettere queste cose qua. Cosa c'è? Non sono mica tanto contenti questi. Cosa? Qua, sono a pezzi. Cominciano ad ammalarsi la gente. Eh sì, eh sì. Infatti vedo qua che ci sono malattie, lesioni. Sarà meglio cominciare a mettere ospedali e quant'altro per i nostri sim. Per cui io metterei tutto qua vicino al comune. Qua. No, simoleon non sufficienti, davvero? 20.000. Oh, ai ai ai. Andiamo un po' veloce, cerchiamo di guadagnarci questi 20.000. 6 morti al giorno. Non è una bella cosa. Ah! Mi trasferisco a Gardner Valley, così muoio. No, non è il caso. Ah, tra l'altro mi avete dato dei bellissimi consigli riguardanti il nome di questa città. Due par in particolare mi hanno colpita. Adesso ve li cerco. Mentre attendiamo che arrivino i soldi. Ah, ce li abbiamo i soldi. Molto bene. Va bene, allora mettiamo qua e lasciamo un po' di spazio, sì, per eventuali, per espandere il nostro ospedale. E adesso che non abbiamo più soldi, vi cerco quel commento. Più lavori. Cioè, non ci sono abbastanza lavori? Abbiamo troppi sim, ma pochi lavori? Non ne ho idea. Comunque, io ringrazio tantissimo, e ci sono arrivati i commenti, Stefano Faranda per avermi consigliato Bleuville. Penso di averlo, spero di averlo pronunciato nella maniera corretta, in caso correggimi per favore. Molto carino. E poi, Vanagli 87, dato che è una città di pretenziosi, chiamarla appunto Pretenziosi. Vediamo. Cosa riusciamo a fare con lo spazio qua a disposizione? Bleuville dei Pretenziosi. Osi, no. Bleuville.
Bleuville. Pretenziosi. Va bene. Diamo questo nome alla nostra città. Manca energia, ragazzi. Energia disponibile dalla regione. Forse siamo un po' poco. Modifica. Un po' poco attrezzati in quanto a elettricità. 10.000 non ce li abbiamo, per cui ne mettiamo una qua e via. Via che si parte. Edifici non alimentati. Io che ci posso fare? Questa non è alimentata. Chiuso, ci serve energia. Perché non sei alimentata? Non si sa. Beh, è vero che c'è poca energia, in effetti. Questa praticamente non sta lavorando, questa pala. Vediamo se riusciamo a... No. Non intendevo fare questo. Vediamo se riusciamo ad aggiungere un'altra pala. Ah, simoleon non sufficienti. Ah, che stress. 5.000, dai che ci siamo quasi, ragazzi. Oh. Perfetto. Prossima fermata, pompieri e polizia. E poi eventualmente penseremo alle scuole. Qua nella specializzazione città, gioco d'azzardo, domanda turistica alta. La tua città è stata presa di mira da più turisti di quelli che il tuo sistema di trasporto può accogliere. Aggiungi o amplia il tuo sistema di trasporto pubblico. Sì, è un problema che avevamo già l'altra volta. Però qua il traffico sembra essere molto migliorato, a parte che... A parte qua. Sì, dal punto di vista del traffico, questa città è un po' messa male. Ma vabbè, finché vedo che scorre, va bene così. Oh, ce l'abbiamo fatta. Accogli 80 sim con un reddito basso in un luogo di culto. Nell'altra città mica eravamo riusciti a farlo. Piazza una stazione degli autobus, far prendere l'autobus municipale a 80 lavoratori o compratori con un reddito basso in un giorno. Vediamo stazione degli autobus, quanto ci costerebbe. Trasporti. 20.000. Ci può stare. Dovremmo in effetti ampliare la nostra rete di trasporti, se è così importante per il turismo. Qui potremmo mettere qualcosa qua che collega un po' la zona commerciale con quella residenziale. Ci roviniamo? Sicuramente ci roviniamo, ma dai, proviamo a farlo. Magari lo metto un po' qua, così poi possiamo ampliare. Oh, petizione per la costruzione di fermata dell'autobus approvata, perché giusto, adesso dobbiamo mettere le fermate. Non volete mica che ci fermiamo qua, ma va. Allora, ne mettiamo una dove c'è il casinò. Poi ne mettiamo un'altra qui, un'altra al municipio / ospedale, e poi dovremmo coprire un po' tutta la zona residenziale, per cui qua dove c'è un parco, qua anche. Altre zone non coperte? Più o meno è coperto tutto, a dire il vero, adesso. Sì. Sì, sì. Lì strade senza edifici, per cui non ci interessa. Vediamo le zone. C'è domanda commerciale a reddito medio, per cui dobbiamo piazzare non solo zone, ma soprattutto parchi, per aumentare il valore del terreno. Per cui parchi. Natura. Per cui una bella passeggiata in mezzo ai vialetti e poi via che si va a fare shopping. Sì, a volte mi sento un po' cretina a dire queste cose, ma vabbè, poi ci si fa l'abitudine. Per cui vediamo se adesso migliora la nostra situazione in quanto a zone commerciali a reddito medio. No, sempre reddito basso. E se mettessimo qualcos'altro? Parco con vialetti colorati.
Ah, ok, reddito medio, perfetto ragazzi. Oh, l'autobus municipale è stato preso da ben 80 lavoratori, però piazza una... E cos'è questa? Ah no, questo è un deposito per navette. Ah, hai capito. Adesso ci dice che la notte si avvicina, c'è un criminale in giro per la città. Distretto... No. Stazione di polizia, 30.000, ci siamo quasi. I pompieri di Baia di Bella Donna si offrono per dare una mano. Non sarebbe male, in effetti. Non sarebbe male. Ma io con mappa del rischio di incendio, falda freatica, smaltimento di rifiuti. Io come faccio a chiedere a un'altra città di aiutarmi? Vediamo qua. Beh, aumentiamo un po' le tasse prima di tutto. Grazie. No, da qua non vedo nulla. Vabbè, adesso abbiamo i soldi per mettere la polizia, almeno una stazione. Per cui continuiamo la nostra opera di costruzione. No, vabbè, questi li metterei qua, direttamente sull'autostrada, così fanno in fretta ad arrivare. Copertura da parte della polizia disponibile per i vicini. Bene, possiamo coprire anche le altre città, non che ci interessi. Noi pensiamo per noi. Voi altri fatevi gli affari vostri, grazie. E qua la città è un casino allucinante. Però noi dovremmo arrivare a un tot di residenti per cominciare a mettere il... com'è che si chiama? Il dipartimento, ecco, del turismo. Per cominciare a trasformare questa città davvero in una città turistica. Continuiamo con le zone, perché è la cosa più ovvia da fare a questo punto. Subito costruiscono, vuol dire che c'è tanta richiesta. Bene. E qua è uno spazio un po' sprecato, per ora. Perché più avanti immagino qua le prime case a densità media o alta. Poi, domanda commerciale ce n'è sempre tantissima. A livello medio, intendo. Per cui cominciamo a mettere anche... qua. Molto bene. Oh, abbiamo fatto in modo che i sim visitassero i parchi. Quindi riabbiamo subito questi soldi? Sì, mi sa di sì. Dobbiamo assolutamente trovare una soluzione per il traffico. Però qua mancano lavoratori. Cominciano a mancare i lavoratori. I compratori non sono abbastanza. Ai. Dobbiamo piazzare più zone residenziali a livello medio. Incendio. L'incendio è fuori controllo? E quanto ci costa questo? Oh, ci costa 20.000. Beh, potremmo dare una mano a tutti quanti, perché no? Vai. Non so se ho fatto bene a metterlo così vicino alla stazione di polizia, perché poi sarà un problema espandere questi due edifici, ma vabbè, possiamo pensarci tra poco. Comunque qua c'è un incendio, ragazzi, Qui sbrigatevi, pompieri. Sta arrivando? No, perché staranno cercando lavoratori in questo preciso istante. Oh, adesso si sono messi in funzione. Qua cosa c'è? Non riusciamo a far fronte a tutta questa criminalità. Potreste aggiungere un parcheggio delle volanti a un'altra stazione di polizia. Modifica. Parcheggio delle volanti. Sì. Qua. Va bene. Perfetto. E qua cosa ci dicono? La città è in fiamme. Sì, lo so. Non riusciamo a intervenire per spegnere tutti quegli incendi. Gli edifici stanno bruciando e servono più camion dei pompieri. Sì. Va bene.
se mettiamo anche l'allarme antincendio, riusciranno ad essere più veloci. 15.000 per un garage? Porca miseria. E vabbè, se va messo, va messo, ragazzi. Non possiamo farci molto. 4 edifici bruciati al giorno. Molto bene, abbiamo una media alta. Non che sia una questione di vanto. La città in fiamme, ho capito dov'è questa città in fiamme. Qua, va bene. Ragazzi, un attimo che arriviamo. Poi alla fine quella casa è bruciata o... Sì, macerie. Demoliamola, arriverà qualcun altro a occupare lo spazio. Qua perché non c'è nessuno? Questo mi fa venire in mente che potremmo mettere lì un parco. Perché no? Ci stava perfettamente. Questi edifici sono bruciati, però siamo riusciti a contenere l'emergenza incendi. Edificio abbandonato, è abbandonato. Vabbè, demoliamo anche loro. Si rifaranno una vita prima o poi. Però la domanda industriale mi pare altina, in effetti. Sì, c'è domanda industriale, per cui cominciamo a ingrandire anche la nostra zona industriale, che male non ci fa. Continuiamo un po' qua e poi facciamo delle strade qui. Sì. E sarà tutta zona industriale questa. No, qua non volevo dire il vero, ma vabbè, sì, dai, tanto è l'autostrada, chi se ne frega. E poi continuiamo anche qui. E poi basta, perché qua voglio avere la possibilità di ingrandire la centrale elettrica. Livello tecnologico, beh, basso, chiaramente. Qua come stiamo andando? Non molto bene. Vediamo. I luoghi di culto in teoria non costano nulla, per cui possiamo cominciare a piazzare qualcosa tipo qua, in questa zona, per quanto riguarda i luoghi di culto. No. Cultura, culto. Abbiamo non una chiesa, un tempio moderno. Possiamo mettere una chiesa, poi una moschea e poi un tempio classico. Tanto sono gratis. Dai. Facciamo questo angolo. Li metterei tutti e tre vicini, non so perché. E poi mettiamo lì anche una fermata dell'autobus. Della serie, non importa qual è il tuo culto, l'importante è che ti rechi nella zona del culto e preghi. Ah, qua non siamo coperti. Qua nemmeno. Sì. Non so se funziona come sistema dei trasporti, però l'importante è provarci. Ah, nella zona industriale non ci sono trasporti, ma vabbè, tanto la strada vedo che funziona, non ci sono problemi di congestioni del traffico, ok. Tutti prendono questa strada. No, non seguire nessuno. Vediamo se possiamo migliorarla. Sì, via media densità. E la facciamo subito anche ad alta densità. Qui anche. Qui, sì, facciamo media densità. Oh, i ragazzi che tornano da scuola, quanti? Almeno, sono ragazzi che tornano da scuola, da un'altra città magari? No. Al verde spera di trovare un lavoro. Al verde cerca un lavoro, deve trovare un lavoro misero. Che belle aspettative quando ci si trasferisce in una nuova città.
Lì anche potrei migliorare la strada. Qui anche però costicchia, per cui intanto ora teniamo così. Non abbiamo cittadini, dobbiamo assolutamente mettere più cittadini per poter arrivare a sbloccare gli edifici governativi che ci servono per creare appunto la nostra oasi turistica. Continuiamo con una strada particolare? Tipo così? Che fa un po' da specchio all'altra? Oh, così non è male. Compratori insufficienti. Lo so, adesso piazziamo altre case. Case. Poi una strada che colleghi quelle là. Però in linea retta. No. Non in linea retta. Chiedo scusa per quel problema ottico, diciamo. No. Tipo così non è male. Non mi dispiace. Perfetto. Però dobbiamo fare più stradine che tagliano. Tipo. Un bell'incrocio interessante questo. Proviamo a mettere case ovunque. Facciamo prima fare così. Che è successo? Ah, edificio in fiamme. Mi spiace ragazzi, vi rifarete una vita nuova. Potrei lasciare qua libero per un'eventuale stazione ferroviaria. Una richiesta altissima. Per il reddito alto anche. Abbiamo una richiesta che è folle, ragazzi. Folle davvero. Cosa c'è? Ehi, sindaco, io e i miei amici vogliamo organizzare uno spettacolo di fuochi d'artificio. Non mi è nuova questa storia, anche a Baia di Belladonna me l'hanno chiesto una volta. Ed è stato un vero disastro. Non si sono sicuri, ma potremmo provocare un paio di incendi, ma niente di che. Dai, abbiamo una caserma dei pompieri, lo possiamo fare? Questa missione provocherà incendi. Richiedimelo più tardi, quando abbiamo soldi per migliorare la caserma dei pompieri. Non ora. Sindaco, una delle città vicine è una stazione ferroviaria. Se ne avessimo una, anche noi lavoratori e compratori potrebbero viaggiare da una città all'altra. Cosa ne dici? Più tardi anche questo, perché prima abbiamo altre cose più urgenti. Oh, qua stanno nascendo nuove industrie. Perfetto. E io sono alla disperata corsa verso i 5.000 abitanti. Vediamo se riusciamo a farlo. Facciamo delle strade, sì, qua possiamo procedere dritti. Ah, perché, sì, troppi incroci. Angolo troppo acuto. Ma seguiamo questa linea, direi. Sì, adesso me la dai dall'altra, non ho capito. Ah, me la fa dall'altra, ma no. Vi prego. Che cavolo stai facendo? Oh, così. E così. Così sì che si ragiona. Bene. Scusate. Zone come se piovesse. Anche qua. Grazie.
Ah, molto bene. Ora che si fa? Parchi? Potremmo, perché no? Giardino con scultura piccolo. Sì, mi ispira. Ne mettiamo uno qua. In teoria, vediamo se c'è una mappa che ci indica il valore del terreno. Sì, valore del terreno. Per cui valore basso qua e qua valore abbastanza alto. Piazzando un altro paio di parchi potremmo alzare ulteriormente il valore del terreno. Formali. Piazza con fontana recintata. Sì. E questa volta lo mettiamo qua. Oh, molto alto qua il valore del terreno. Perfetto. Stanno costruendo qualcosa che mi piace. Via, grazie. Reddito alto. Reddito alto anche qua. Però il valore del terreno è basso? Non capisco. Qua abbiamo medio. Perfetto. Sì, questa praticamente è la zona ricca. D'altronde è vicina ai servizi. Vicina alla zona più chic. Per cui la zona commerciale, ecco, non mi veniva. Sì, sta venendo una bella città, anche se il problema di questo gioco è sempre il solito, cioè le città non sono abbastanza grandi. Bella fregatura. Bene, io direi che però possiamo fermarci qua per oggi, perché siamo andati anche troppo oltre e direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quindi, speriamo di arrivare alla quantità di cittadini che ci servono, per cui 5.000 residenti, credo che sia la quantità richiesta per poter avere dei dipartimenti e quindi poter inserire il dipartimento dei trasporti. Però una volta che è sbloccato possiamo anche buttare giù la zona residenziale, per dire, e fare solo zone turistica barra commerciale. Dai, ultima cosa del giorno, ve la concedo. Sindaco, una delle... Più tardi, grazie. Per ora abbiamo altre preoccupazioni. Per cui spero che questo secondo episodio vi sia piaciuto. Se è così, mettete mi piace, commentate come fa sempre molto piacere, ditemi cosa ne pensate del nuovo nome della nostra città. Vi chiedo ancora scusa se ogni tanto non rispondo, però è un periodo veramente un sacco impegnato e quindi stare dietro ai commenti. Sinceramente non ce la faccio, però vabbè, se avete domande in particolare rispondo. E poi vabbè, io tengo sempre presenti i vostri consigli. Io, anche se non rispondo, leggo sempre. Per cui, se volete dirmi qualsiasi cosa, io sono a tutto orecchi, pronta a accogliere i vostri consigli e i vostri bellissimi commenti che davvero mi scaldano sempre il cuore. Siete fantastici, ragazzi. Per cui, grazie mille a tutti, davvero quelli che commentano. E mettete mi piace, perché anche un semplice mi piace è molto più che semplice in realtà, come sanno chi ha un canale YouTuber, tutti quelli che hanno un canale YouTuber, un canale YouTube. A proposito di YouTuber, vi consiglio di andare nella descrizione, scusate, del video, dove potete trovare tutti i canali dei miei amici linkati, per cui se volete vedere altri gameplay li trovate tutti là. E per vedere gli altri miei gameplay, sempre in descrizione, li trovate linkati tutti, tutte le playlist. Sì, bene, stanno costruendo qua, vedo, mi fa molto piacere. Tutte le playlist di tutte le mie serie, sia passate sia attuali, per cui tutte le informazioni in descrizione. Detto questo, io vi ringrazio di nuovo tantissimo per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti!